Buongiorno, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Cosa meritiamo da Dio? Che beni meritiamo? Hai mai parlato con cattiveria con una persona di casa? Con una persona che dovresti amare? Sei mai stato frustrato con qualcuno come se tu non dovessi mai peccare? Perché se una persona pecca, ma anch'io pecco, perché dovrei frustrarmi con quella persona? Se Dio dovesse trattarci per quello che meritiamo, sarebbe terribile. Dio non ci tratta per quello che meritiamo e non ci punisce se siamo figli, ma a volte ci disciplina. E la disciplina può essere dura. E allora, Salmo 79 parla di una stagione di disciplina di sorelle. Ma loro si ravvedono e il salmista Asaf prega Dio. Prega Dio. Non in base al merito. Non chiede perché. No. Egli prega per fede, per la compassione di Dio. Sa che non merita. Quindi Salmo 79 inizia: oh Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in cumuli di rovine, hanno dato i corpi morti dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo e la carne dei tuoi santi hanno dato alle fiere della campagna, hanno sparso il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme, senza che alcuno desse loro sepoltura. Mi fermo. Quanto grave era la disciplina di Dio qui? Questo è terribile. Cioè, parla di aver dato i corpi del popolo di Dio come pasto per gli uccelli. Lì nei campi non c'era neanche sepoltura. La disciplina di Dio. E poi dichiara del popolo di Dio: siamo divenuti un obbrobrio per i nostri vicini, lo scherno e zimbello di quelli che ci stanno attorno. Cioè, come nazione, anziché vederci come la nazione curata da Dio, proprio la nazione mandata a grande disciplina da parte di Dio. E poi prega. Fino a quando, o Eterno, rimarrai tu adirato per sempre? Arderà la tua gelosia come un fuoco? Riversa la tua ira sulle nazioni che non ti conoscono e sui regni che non invocano il tuo nome, poiché hanno divorato Giacobbe, hanno devastato la sua dimora. Quindi sta dicendo: Dio opera, porta giudizio nel mondo. Poi dice 8: non ricordare contro di noi le colpe dei nostri antenati. Affrettati a venirci incontro con le tue compassioni, perché siamo molto tribolati. Attenzione, sta riconoscendo la colpa. Ok? Non nega la colpa. Dice: tu ci stai punendo per quello che i nostri antenati hanno fatto. E allora uno dice: ma scusami, non è che Dio punisce un padre per i suoi peccati, un figlio per i suoi? Sì. Ma qui si parla di popolo. Si parla di popolo. E c'è un aspetto dove Dio nella Bibbia parla di popoli, parla di città e parla di chiese. Ok? Cioè Dio giudica. Questo poi non è il giudizio finale, che è individualmente. Attenzione, Dio nella Bibbia
parla di individui per il giudizio finale, ma parla di chiese. Apocalisse, le lettere alle sette chiese, parla di città, Gerusalemme, Babilonia, Ninive, città, e parla di nazioni. E qui sta parlando al suo popolo che aveva peccato contro lui, quindi lui punisce il suo popolo, disciplina veramente il suo popolo. E loro, e Asaf ricorda i peccati. E poi 9. Soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, e liberaci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome. Qui non chiede giustizia, non chiede giustizia, chiede perdono, ma non perché vuole giustizia, per amore del tuo nome, per la gloria del tuo nome. Ecco perché chiede perdono. Signori, per la tua gloria qui nel mondo, perché tutti sanno che siamo tuo popolo. E poi dice 10 a riguardo: perché direbbero le nazioni, dove è il loro Dio? Davanti ai nostri occhi fa conoscere fra le nazioni la vendetta del sangue sparso dei tuoi servi. Quindi, no, non voglio che le persone dubitino sulla tua potenza, perciò ti prego, opera, porta giudizio che tutti possano vedere. Incredibile. Asaf, in grande sofferenza, chiede a Dio di glorificare il suo nome. Il Padre nostro inizia con quale preghiera, quale richiesta? Sia santificato il tuo nome. Non, oh, aiutami, aiutami, aiutami. No, vuole che Dio sia glorificato. La sua conoscenza possa spargere. 11. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri, secondo la potenza del tuo braccio. Salvo quelli che sono condannati a morte. E restituisci ai nostri vicini 7 volte tanto il vituperio che ti hanno fatto, o Signore. Anche lì vuole la gloria di Dio. Loro hanno peccato contro di te. Mostro a loro chi sei. Vuole la gloria di Dio. E poi, e noi, tuo popolo, e gregge il tuo pascolo, ti celebreremo per sempre e proclameremo la tua lode per tutte le generazioni. Opera per glorificarti e noi ti celebreremo e ti proclameremo. Tu stai proclamando Dio? Intendo, la tua vita, le tue preghiere sono più aiuto per i pesi di tutti i giorni? O sono più, Signore, glorificati, ti prego in me? Qual è la tua richiesta? È più aiuto che finisce lì? O è aiuto ma per portare gloria a Dio? Cos'è Salmo 67 quando dice fa risplendere il tuo volto su di noi affinché le nazioni ti conoscano? Qual è il tuo desiderio? Vedi Dio principalmente come chi può aiutarti nel cammino su questa terra? O vedi Dio come colui che tu non vedi l'ora di vedere e vuoi presentare a Lui frutto e vuoi che il suo nome sia glorificato? In mezzo a una situazione che non possiamo quasi, io no, concepire, corpi sparsi per terra senza sepoltura, lì abbandonati che gli uccelli vengano a mangiare quei corpi. La città desolata. E Asa prega per la gloria di Dio. O che possiamo essere un popolo così. Ci penserà Dio a curarci. Ma che possiamo desiderare la sua gloria. Padre,
hai punito, no, non hai punito, hai disciplinato il tuo popolo, perché avevano peccato contro di te. Volevano benedizione ai terreni, ma quante volte non desideravano profondamente che il tuo nome fosse glorificato. Tu sei santo, tu sei glorioso e tu ci salvi affinché possiamo glorificarti. Che privilegio poter glorificarti. Opera in noi che possiamo essere purificati. Ti prego. Grazie per il privilegio di incontrarci, Padre. Questo è un privilegio, sia per la libertà, sia per la salute di farcelo, sia perché abbiamo la mente di poter pensare, sia perché lo Spirito ci apre gli occhi a capire le tue verità. Siamo un popolo benedetto e privilegiato. Vogliamo glorificarti oggi. Vogliamo vivere per la tua gloria, nel bene e nel male. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.